Buongiorno a tutti, io sono brevissimo perché credo che l'incontro sia più pertinente anche alle procedure su cui si baserà la Regione Marche e l'azienda ASUR per effettuare i tamponi e con l'assessore che dovrà presentare tutta l'operazione nel dettaglio insieme alla dottoressa Di Furia Storti. Io voglio fin da solo fare un appello. Voglio fare un appello ai marchigiani affinché si sottopongano a questo screening, ma non perché semplicemente lo propone la Regione Marche, ma semplicemente perché possono essere d'aiuto a difendere se stessi e gli altri rispetto alla difficoltà, rispetto alla pericolosità nei confronti delle persone più fragili, delle persone più anziane di questo virus. È uno strumento che noi mettiamo a disposizione come regione perché riteniamo che cercare di trovare, isolare e tracciare il virus sia la più grande arma che noi abbiamo per ridurre l'andamento della curva epidemiologica, per alleviare il livello di pressione delle strutture sanitarie e per cercare di mettere in sicurezza la maggior parte, il più grande numero di cittadini marchigiani. Quindi la collaborazione questa volta è una collaborazione importante, fondamentale, è importante e fondamentale anche alle porte delle festività natalizie che tradizionalmente, anche con le restrizioni, porta a una maggiore socializzazione anche involontaria e quindi credo che tutti noi dovremmo dare il contributo per far sì che ci sia una forte sensibilizzazione a riguardo, da parte di tutti. Si partirà, poi lo diranno nel dettaglio, dalle città più grandi, poi fino alle realtà più piccole. Io chiudo, c'era prima stata una domanda, assessore, rispetto al costo, se possiamo rispondere nel dettaglio in maniera precisa. Chiudo dicendo solo una cosa, lo ribadisco, l'ho detto qua fuori, lo voglio ribadire per tutti quelli che non erano presenti. Il fatto di essere risultare negativi al test non significa che si ha la patente per poter girare in maniera indiscriminata e fare tutto, perché si potrebbe risultare negativi in un momento della giornata, ma magari la sera si potrebbe essere positivi perché magari il virus era già nel corpo ma non si era manifestato. Il sottoporsi al tampone significa che se si è negativi, si è negativi in quel preciso istante. È però un elemento essenziale, importante ugualmente, e quindi insomma, dovrebbe essere recepito in questo senso. Dall'altra parte, insieme a questo aspetto, c'è l'aspetto economico. Voi sapete che lo screening è completamente gratuito e quindi è importante cogliere questa occasione perché noi, cogliendo questa occasione della gratuità del tampone, riusciamo a ricostruire e tutelare anche la situazione di nuclei familiari che magari invece vorrebbero sottoporsi, ma non possono a causa anche del costo elevato che di solito questo esame ha. Io non mi dilungo, vado a dare la parola all'assessore Saltamartini per l'illustrazione dell'operazione in maniera completa. Grazie Presidente, un saluto a tutti i cronisti che sono qua presenti. Quando un paio di settimane fa, 3 settimane fa, il Presidente Acquaroli, parlando con me sulla questione della trasmissione dell'epidemia, mi domandò che cosa potevamo fare per poter verificare fino in fondo l'estensione dell'epidemia, ecco che venne in mente proprio al Presidente. Mi disse: dobbiamo fare uno screening di massa. Io rimasi subito stupito da questa affermazione, tenendo conto che c'era uno stress del sistema notevole per i numeri di estensione dell'epidemia, ma comunque ci siamo incamminati in quella direzione. Abbiamo comprato, come voi sapete, 2.200.000 tamponi. La spesa complessiva che noi abbiamo stimato per l'operazione è di circa 2 milioni per i tamponi, di 600.000 euro per la spesa del personale. Vorrei sottolineare l'importanza di questo test. Il Servizio Sanitario Nazionale, che risponde
a un elemento imprescindibile contenuto nella Costituzione, che è l'unico diritto, no? Il diritto alla salute, che è chiamato fondamentale, denominato fondamentale, che risponde a tre requisiti dell'universalità e dell'uguaglianza della prestazione sanitaria e della gratuità. Ebbene, noi siamo in grado appunto di garantire a tutti i cittadini della nostra regione questo accertamento gratuito, che è fondamentale per tre elementi. La prima, per mappare l'estensione del virus. In seconda analisi, per verificare se ci sono dei cluster, delle localizzazioni in cui l'estensione del fenomeno è accentuato. In terza analisi, ed è fondamentale per la responsabilizzazione degli individui. Chi sa di essere positivo ma è asintomatico, naturalmente si dovrà porre in una condizione di evitare l'estensione dell'epidemia ai familiari, ai nonni, nell'ambiente di lavoro. Finora gli asintomatici non erano a conoscenza evidentemente la positività, dopo potranno esserlo. E questo ci consente di misurare tutti gli interventi successivi per frenare questo fenomeno. L'abbiamo già detto in altre circostanze, la nostra è la prima regione manifatturiera del nostro paese, noi dobbiamo ripartire con la produzione dei beni e dei servizi per poter conservare le quote di mercato che i prodotti belli delle marche, i vestiti, le scarpe, ma anche la meccanica, il mobile, possano continuare appunto ad affermarsi nei mercati internazionali. Valutate anche che probabilmente a fine anno comincia la vaccinazione con il personale sanitario. Alla fine di febbraio avremo a disposizione probabilmente anche i vaccini per le fasce deboli, quindi le persone che hanno più di 60 anni. Questa struttura operativa che mettiamo in campo, e vorrei ringraziare da subito la dottoressa Di Furia, la dottoressa Storti e tutti i dirigenti, infermieri, tutto il personale dell'ASUR che coopererà in questa operazione, che non ha equivalenti, diciamo così, né in Italia né in Europa. È una struttura di intervento che non è stata delineata da nessuno ancora finora. E, dicevo, questa struttura organizzativa potrà essere evidentemente utilizzata anche per la vaccinazione. Teniamo conto che, dovendo vaccinare tutti i cittadini che lo vorranno, stiamo parlando di un paio di milioni di persone, perché sono due le ripetizioni del vaccino, è evidente che non si potranno vaccinare nelle strutture fisiche dei distretti, ma probabilmente dovremmo organizzare la somministrazione dei vaccini valutando questa esperienza. Viene anche in mente che cosa? La cooperazione non solo del personale ASUR, del personale volontariato, della CRI, dell'AMPAS, dei volontari della protezione civile, dei sindaci, dei comuni. Avete visto, siamo riusciti a unire tutte le istituzioni senza steccati ideologici, insomma, perché il messaggio che i cittadini devono ricevere è un messaggio di coesione del sistema Italia, non del sistema regione o del sistema, diciamo così, campanile. Per quanto riguarda i numeri nel dettaglio, adesso vorrei che intervenisse la dottoressa Storti e la dottoressa Di Furia, magari prima il servizio sanitario con la dottoressa Di Furia e poi la dottoressa Storti. Io naturalmente li conosco tutti perché li abbiamo organizzati insieme, abbiamo fatto tutta una serie di conferenze, è stato un lavoro complesso perché, tenete conto, coordinare e concertare tutte queste misure con tutti gli stakeholders, i sindacati, le associazioni rappresentative, gli enti locali, l'ANCI, è stato un lavoro molto faticoso che però porta a dei risultati. Non c'entra granché, però l'avevo detto ieri sera, lo voglio ripetere anche questa mattina, i 16.000 vaccini per i bambini sono un altro segnale positivo che giunge alla nostra regione, perché appunto tende a vaccinare quella fascia di bambini da 0 a 6 anni che molto spesso sono i recettori delle influenze. Non siamo riusciti a reperire sul mercato gli altri vaccini, però a questo punto il sistema mi pare sia in grado di reagire. Quello che diceva il presidente Acquaroli deve essere naturalmente particolarmente sottolineato: nessuno si potrà sentire libero se il tampone sarà negativo dalle sue responsabilità. Abbiamo la responsabilità collettiva
e penso che qualunque persona maggiorenne, padre di famiglia, dirigenti, imprenditori, funzionari pubblici, si debba sentire classe dirigente, cioè classe responsabile nell'evitare la diffusione del virus. E quindi ecco, è un appello al civismo del nostro paese per evitare che questo fenomeno possa mettere l'Italia in, diciamo così, in una condizione negativa, soprattutto la nostra regione, di di riuscire a erogare un servizio sanitario all'altezza. In fondo, insomma, questa amministrazione è entrata, diciamo così, nelle sue funzioni il 15 ottobre e a distanza sostanzialmente di un paio di mesi penso che è riuscita a mettere in campo delle risorse, delle attività significative e importanti. Un'ultima considerazione, nei prossimi giorni avremo anche la possibilità di inaugurare nuovi posti di terapia intensiva, porteremo la dotazione da 193 posti attuali a più 20 e quindi raggiungeremo lo standard previsto che era di 220 e questo ci consentirà naturalmente di incidere positivamente sul famoso indice RT. L'ultima considerazione la voglio rivolgere a voi per appellarmi alla vostra sensibilità e, se mi permettete, anche alla vostra etica. Il messaggio che deve uscire è un messaggio per cui lo screening serve, è importante farlo, non ha controindicazioni. È un'assunzione di responsabilità da parte di tutti senza controindicazioni. I test sono stati acquistati, come voi sapete, in Finlandia da un produttore, quindi dell'Unione Europea, con le garanzie dell'Unione Europea e mediante una gara di evidenza pubblica. Sapete che non si possono fare trattative private, insomma. Quindi abbiamo cercato di avere dei prodotti di qualità, di fascia, diciamo così, di una fascia del mercato importante, e se anche il costo, diciamo così, è un costo di mercato, non bisogna tener conto che il prodotto non sia non efficace. Sono dei prodotti importanti, prodotti in Europa, e questo è una garanzia di efficacia ed efficienza del sistema. L'ultima considerazione, precisazione, è costituita dal fatto che i cittadini potranno eseguire il test antigenico rapido e se il vetrino risulterà positivo si colorerà, a quel punto ci sarà la verifica con l'antigenico. Quindi questo perché? Perché l'antigenico, diciamo così, è molecolare, chiedo scusa. Quindi il primo test è antigenico e la verifica si fa con il molecolare, tenendo conto che comunque dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute giunge oramai ad affermarsi l'idea che i test principali siano quelli antigenici rapidi. Quindi noi facciamo questa ulteriore verifica proprio per dare la massima garanzia possibile. Adesso, Presidente, non so se vuole ricevere la parola. Sì, con la dottoressa Di Furia e la dottoressa Storti, che ringrazio perché hanno dato un contributo determinante in questa fase già complicata di suo nel mettere in piedi un'operazione così impattante anche sulla normale gestione della sanità regionale, figuriamoci metterla in piedi durante una pandemia, un'operazione del genere. Quindi grazie, perché so che hanno compiuto uno sforzo veramente molto importante, loro e tutte le squadre che insieme a loro hanno lavorato a questo progetto. Ringrazio e volevo dire anch'io un paio di cose. La prima, che tecnicamente il Servizio Sanità e l'Agenzia ci hanno tenuto subito e quindi ci siamo messi a disposizione per mettere in piedi questo strumento. È uno strumento interessante sotto tutti i punti di vista, non solo perché è una rete lanciata nella popolazione per accogliere tutti i positivi con tutte le precauzioni che già sono state ricordate, che è una fotografia del momento e quindi nessuno si deve sentire libero da rispettare tutte le norme che sono previste per la sicurezza, ma soprattutto perché questo consente, anche con una operazione così importante, di fare uno studio ulteriore sulla nostra regione, capire qual è la situazione, e quindi ci potrà dare dei risultati interessanti anche in termini di tipologie differenti di popolazione che avremo. La popolazione target è tutta la popolazione della regione Marche a partire dai 6 anni,
chiaramente i minori verranno accompagnati dai genitori. Ci sono dei criteri di esclusione molto definiti, perché le persone che hanno febbre non si devono muovere di casa, non devono andare a fare il test. Le persone che hanno sintomi, che possono ricordare appunto l'infezione da Covid, comunque insomma tosse, febbre, aligola e quant'altro. Le persone che sono in malattia per altri motivi, lo stesso, non possono partecipare. Quelle che sono già in isolamento per test positivo, quindi non devono prendere questa occasione per chiudere un percorso. Diciamo che tutto il percorso, comunque, dei pazienti che hanno iniziato il percorso di segnalazione verrà chiuso comunque secondo le caratteristiche e le metodiche che già sono in piedi. Le persone che sono state testate recentemente, risultate positive, lo stesso, non vengono, non possono partecipare, quelle che sono in quarantena, in isolamento fiduciario, e quelle che hanno già programmato un tampone molecolare presso le strutture pubbliche. Lo stesso sono esclusi i professionisti che seguono con continuità una testistica presso le strutture dove lavorano, parliamo del personale sanitario e sociosanitario, e le persone ricoverate in ospedale, nelle case di cura e le case di riposo. La partecipazione, lo ripetiamo, è gratuita, questo credo che sia importante che lo sottolineiamo, e è facile accedere al test. Poi ci sono delle modalità specifiche che ogni area vasta, poi Nadia magari ce le racconta meglio, hanno messo in campo per far accedere con prenotazioni o con altre modalità. La cosa importante è che questo tampone antigenico rapido è semplice da effettuare, perché è un tampone nasofaringeo, e in 15-20 minuti dà la risposta. Quindi questa risposta poi viene formalmente inviata come diagnosi al cittadino, e se positivo si inizia un altro percorso. Là dove è possibile c'è un controllo del tampone, come diceva l'assessore, con il molecolare immediatamente, altrimenti gli si prenota di lì a poco questa conferma. Chiaramente l'idea di partire prima con i comuni più grandi, capoluogo, a cui abbiamo aggiunto Urbino, perché gli altri sono tutti capoluoghi di provincia, sta nella logica di andare in quelle che sono le città dove c'è anche maggior movimento, dove c'è maggior densità di popolazione. Questa è la logica per cui si parte da lì e non si parte a rovescio dai piccoli comuni. Man mano però verrà estesa a tutti. È uno sforzo enorme richiesto a tutti i professionisti, però noi crediamo che sia molto, molto importante. Quindi tutti ci siamo messi a disposizione, perché ci abbiamo creduto dal primo minuto. Io credo di aver detto le cose che forse potevano essere più grosse anche da un punto di vista tecnico. Ribadisco che il test antigenico rapido ha una sua credibilità, e ribadisco che questa gara non è stata neanche esperita da soli dalla Regione Marche, assessore, ma come lei si ricorda, noi l'abbiamo fatta insieme col Piemonte con altre 4-5 regioni. Quindi questa è una gara solida, dove anche lo sconto che c'è stato è determinato dal fatto che sono stati degli acquisti di grande quantità. Quindi ci sono tutte le sicurezze, perché ci sono stati dei gruppi tecnici a livello della Regione Piemonte che hanno fatto la valutazione sia della credibilità delle ditte fornitrici, sia della qualità del test che fornivano. Ovviamente questi non sono test che passano per FDA, per EMA, per AIFA, come siamo abituati a sentir parlare, non passano per agenzie regolatorie, per cui questo è sempre un riferito, e però verificato sulla bontà del fatto che sono aziende solide. Non stiamo parlando di gente che si è inventata il mestiere dalla mattina alla sera, quindi questo ci tenevo a sottolinearlo. La sensibilità e la specificità sono elevate, e quindi questo dà la dimensione di una certezza che andremo a intercettare la popolazione. Non ne intercetteremo tanto, ma tutti quelli che intercetteremo verranno messi in isolamento, e sarà comunque un beneficio per la comunità. Quindi questo siamo sicuri. E poi andremo a vedere con i numeri e con i risultati che cosa abbiamo a disposizione. Lascio la parola alla collega, che magari entra anche nei dettagli. Grazie. Bene. Buongiorno a tutti, non ripeto le cose che sono già state dette, però mi premeva relativamente al tampone sottolineare una cosa. Molto spesso i cittadini ci chiedono: ma il tampone fa male, ma il tampone dà dei problemi. Ora, il tampone fa un po' di solletico nel naso, perché si tratta di mettere un piccolo, come un tampone di cotonfiocco, un pochino più lungo, che dal naso arriva nel faringe. Quindi c'è quel solletichio che a volte ci abbiamo quando arrivano questi colpi di tosse. Certo, qualcuno più sensibile può avere un minimo fastidio, però diciamo è un attimo, meno di un minuto, quindi abbastanza semplice l'esecuzione.
Un'altra cosa molto importante è che noi dobbiamo dare ai nostri cittadini il concetto che fare il tampone dal 18 al 23 o nei giorni successivi significa essere negativo in quell'arco di tempo. Quindi questo non ci può dare la sicurezza assoluta che dopo una settimana, 10 giorni o 3 giorni non potremmo diventare positivi. Per cui il concetto del distanziamento, dell'igiene delle mani, della mascherina deve essere comunque ribadito. Questo è molto importante, la comunicazione che potete fare voi, perché se no io faccio il tampone, domani sono tranquilla, in realtà potrei essere io stesso causa di un focolaio. Quindi penso che nella correttezza etica di tutti i cittadini sia importante comunicare queste cose. Che cosa abbiamo fatto noi dopo questa delibera di giunta molto importante, perché una mappatura così ci permette di vedere qual è la diffusione, la prevalenza del virus nella nostra regione, se effettivamente è legato a dei focolai domestici o di piccole comunità o se abbiamo una diffusione molto più disseminata che può mettere nelle condizioni la politica, il presidente e l'assessore anche di assumere delle decisioni con grande consapevolezza come è stato fatto finora. Come ci siamo organizzati in questa prima settimana dal 18 al 23? Ricordo che tutta l'attività viene fatta anche nei giorni festivi e prefestivi con un orario che va dalle 8 di mattina alle 20 di pomeriggio. Abbiamo individuato per ogni area vasta, per questi comuni, una serie di spazi per poter raggiungere i 350.000 abitanti somma di questi capoluoghi di provincia. Noi ci aspettiamo di poter controllare il 70% della popolazione, che quindi considerato i numeri sono dei numeri molto importanti, e per questo in perfetta sintonia e con grande collaborazione da parte dei comuni abbiamo individuato delle aree molto grandi per poter poi mettere più postazioni e concentrare quindi l'attività in degli spazi singoli. Non vi sto ad elencarli perché penso che nel comunicato che è stato trasmesso ci sono le sedi precise per quanto riguarda sia Pesaro, Urbino, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno. Quello che mi preme dire è che queste strutture sono operative con un flusso che è uguale per tutte le aree vaste, e cioè abbiamo la possibilità di far arrivare al cittadino già con la certificazione, quindi il consenso informato e una piccola comunicazione di dati anagrafici che possono essere scaricati nel sito dell'ASUR ma anche dei comuni. Quindi questo significa guadagnare tempo nel momento in cui uno arriva nel posto deciso per l'effettuazione del tampone. La vigilanza di queste aree, grazie alla collaborazione anche delle prefetture che hanno coordinato con i comuni e le forze dell'ordine, saranno presidiate dalle forze dell'ordine, carabinieri o vigili urbani, per cui questo è importante per evitare che ci siano problemi della viabilità, perché spostare 3.000 persone, insomma, in un determinato, pensiamo in Ancona, al centro del Piazza Ugo Bassi, potrebbe esserci dei problemi. E dopo questo ingresso e quindi il parcheggio dell'auto abbiamo una filiera ben codificata. La prima è quella della registrazione con questo certificato già compilato o con la tessera sanitaria attraverso il lettore ottico, e questa prima postazione è in qualche modo sostenuta dall'associazione di volontariato. Prima l'assessore nominava la Croce Rossa, l'AMPAS, ma diversi enti che ci danno una mano su questa cosa, la Misericordia per esempio. La parte invece di tampone viene effettuato da personale sanitario dipendente dell'ASUR, e quindi si tratta di infermieri. Abbiamo poi altri infermieri in una postazione successiva che effettua la lavorazione di questo tampone che è stato prelevato, e la lettura viene attraverso medici. Il checkout, cioè l'uscita poi di questa filiera del cittadino, avviene sempre tramite il contributo dell'associazione di volontariato. Una cosa importante è che in ogni area possiamo arrivare anche a 10-14 postazioni. Che cosa significa? Che contemporaneamente possiamo fare il tampone a 10-14 persone, quindi uno spiegamento per ogni turno che va da 18-24 persone, quindi è un impegno particolarmente importante, per i quali io ringrazio non solo il direttore della Revasta ma proprio il personale che si è offerto, perché abbiamo fatto anche una manifestazione di interesse, il personale che si è offerto a partecipare a questa esecuzione del test di massa. Un'altra cosa importante, su 3 aree vaste è possibile prenotarsi direttamente tramite dei numeri che troverete sempre nel comunicato, quindi sia Ancona, Macerata che Ascoli Piceno,
Abbiamo un sistema di prenotazione in modo tale da scaglionare nelle giornate il numero dei cittadini. Nelle altre arrivaste, quindi la 4 e la 1, i comuni tramite le anagrafi hanno fatto una differenziazione nell'area vasta 1 per quanto riguarda l'ordine alfabetico. Nell'area vasta 4, secondo i quartieri, sempre per evitare... Come? No, a Pesaro c'è l'ordine alfabetico, mentre a Fermo c'è la suddivisione in quartieri, perlomeno fino a 2 minuti fa, quando abbiamo fatto la conferenza. E quello che è importante però è che anche in questo modo, sia che utilizza l'uno o l'altro sistema, la popolazione arriva scaglionata, perché chiaramente è molto più difficile gestire soprattutto l'afflusso di persone, di macchine, e soprattutto per evitare che queste persone possano aspettare. Ecco, diciamo, siamo arrivati perché domani incominciamo, il primo giorno sarà un po' un banco di prova, sperando che tutti questi meccanismi, crociamo le dita, messi in piedi funzionino. E il segnale importante è che la popolazione deve rispondere a questo test, è un'opportunità sia da un punto di vista economico per lo stesso cittadino, ma anche per quanto riguarda da un punto di vista scientifico, per avere veramente un'idea di come si sta sviluppando, procedendo la diffusione di questo virus nella nostra regione. Qui penso di aver dato delle informazioni, però siamo qui a disposizione. Grazie Presidente. Grazie a voi, no, veramente grazie, perché siamo consapevoli dello sforzo a cui sarà sottoposto tutto il sistema. Se ci sono domande. Ci sono domande qui, perché dopo ce ne sono un po' online. Bene. Salve. Intanto, se è possibile avere il numero totale degli operatori sanitari coinvolti. Poi, se avete già approntato il calendario per la fase 2 e la fase 3 dello screening, cioè quella degli altri comuni sopra i 20.000 abitanti e quella dei piccoli comuni. Se posso, ce ne sarebbe anche una terza sulle terapie intensive in più, capire come sono distribuite, in quali ospedali e da quando. Se, su questa cosa qui, se ritenete, sì, sì. Allora, il percorso dovrebbe finire in primavera per tutti gli ospedali della Regione Marche. Quelle che stanno arrivando per prima sono quelle del Pesarese, i primi 10 sono già attivi e dovrebbero arrivare fine di questo mese, addirittura noi auspichiamo all'inizio di gennaio, avete visto che sono andati a vedere già le strutture, gli ulteriori posti di Pesaro. Pesaro mi pare che in totale ne abbia poco, circa 40, 41, 46, adesso a memoria non mi ricordo, però nelle delibere di giunta sono tutti ben esplicitati, se volete ve la ritrovo e ve la raggiungo. Sono ben chiari, insomma. Quindi... Sì, stiamo parlando dell'incremento dei posti letto di terapia intensiva. Queste nuove che stanno arrivando sono a Marche Nord, però man mano stanno procedendo anche gli altri. E in primavera dovrebbe essere concluso il percorso di tutte le strutture, torrette e le strutture che in parte peraltro quelle dell'ASL sono già attive, perché per esempio a San Benedetto sono già attivi 5 posti, che erano quelli previsti aggiuntivi. Vabbè, ci sta, è un equilibrio precario. Ma... Perché è tre piedi. Anche questo. Anche, siamo tutti in equilibrio precario. Sì, riguardo al personale, diciamo che avendo complessivamente sulle 5 aree vaste un centinaio di postazioni, considerando un minimo di 8-10 unità per ogni postazione, diciamo che ogni giorno in ASUR ci sono 800-1000 persone che lavorano per questo e sono personale dipendente nel 70% dei casi e personale volontario di supporto tra comuni e volontariato per il resto. C'è la protezione civile. E c'è la protezione civile, sì, assessore. Giustamente ricordare che c'è la protezione civile è fondamentale, perché farà tutto un supporto di natura logistica, no? Non so se vuole dire qualcosa di più. No, voglio solo dire che ci stiamo organizzando, quindi vi daremo proprio delle tempistiche sia per terapie intensive sia per quanto concerne il discorso del personale, protezione civile e così via. Io penso che raggiungeremo un volume di 1200-1300 persone, operatori, diciamo così, al giorno per tutte le... Come vi ho spiegato prima nella conferenza stampa, le risorse sono conformate in base alle possibilità che ogni area vasta ha, in base alle dimensioni che le aree vaste hanno.
E vorrei anche dire sulla questione di Ancona che si è deciso solo pala indoor semplicemente per una ragione anche di sicurezza, insomma, dei cittadini, perché c'è anche questo elemento. Diciamo che noi abbiamo programmato fino al 23 questa prima fase, ci lasciamo dal 27 al 31 se abbiamo necessità di ulteriori approfondimenti, e in quella settimana andremo a fare il calendario partendo a questo punto dalle, sono 15 comuni tranne questi che abbiamo già controllato in questa prima fase con più di 20.000 abitanti, quindi partendo da questi, devo dire che nelle conferenze dei sindaci fatte insieme all'assessore venerdì scorso abbiamo in parte già ragionato con i sindaci per addirittura fare un'associazione tra più comuni per mettere un spazio, un sito praticamente in comune tra più aree, per evitare quindi di spostare continuamente anche il materiale, perché poi non è solamente lo spazio, significa tutti i giorni portare il tampone necessario, il computer, perché insomma sono delle strutture abbastanza importanti. Correggo, giustamente il collega vostro stava dicendo, ho fatto confusione tra l'1 e la 4, in effetti alfabetico sulla, ho preso pure l'appunti per non sbagliare, quartiere sull'area vasta 1 e per ordine alfabetico sulla 4. Ecco, questo è stato molto importante, il lavoro fatto dagli uffici anagrafi dei comuni, perché ci hanno dato proprio la disponibilità di spacchettare loro i vari quartieri, addirittura si parla di vie, non solo di quartieri, i quartieri più grandi, quindi come diceva un po' l'assessore, un segnale di come tutti gli enti si sono accordati nel giro di una settimana per poter mettere in piedi questa macchina per domani. Io volevo una domanda alla collega Cassiere, però quando termina, capire quando terminerà effettivamente questa fase di screening, cioè quindi entro fine anno finiscono i comuni capoluoghi più urbino, poi quando partirà la seconda, quindi con i comuni sopra 20.000 abitanti immagino, e quando inizierà e terminerà l'ultima. E in più volevo chiedere, i costi che sosterranno i comuni resteranno a carico dei comuni? Penso ad esempio ad Ancona per il riscaldamento del pala indoor, che credo che sia abbastanza importante, oppure la regione se ne occuperà, la regione, cioè per capire chi dovrà accollarsi tutte quelle spese, plus navetta e via discorrendo. Grazie. Luca Fabri, l'Agenzia Lira. In caso di positività al tampone rapido, il tampone molecolare viene eseguito immediatamente o nei minuti successivi lì direttamente nella zona, nell'area preposta? Facciamo un giro, poi rispondiamo man mano? Sì, forse opportuno. Rispondi sui costi. Allora, i comuni non partecipano con delle spese vive, diciamo così, nel senso che hanno messo a disposizione gli spazi, hanno messo a disposizione il servizio di protezione civile che è garantito dall'assicurazione della regione, quindi gli operatori verranno messi, diciamo così, in condizioni operative, quindi garantite da tutte le tutele che riguarda l'intervento operativo del personale di protezione civile. Poi per quanto riguarda eventuali altri servizi che sono messi a disposizione, diciamo che noi non li abbiamo contabilizzati, nel senso che è una cooperazione istituzionale e volontaria, cioè non è che la regione restituisce o ha stanziato le somme per fare queste. Da quel che ne so io, non lo so adesso l'autoressa Storti, a me non risulta che ci siano navette o servizi di trasporti speciali per queste cose. Se ci sono, sono stati organizzati forse dove? A Pesaro? Ad Ancona? Alla Indo, vabbè, questo è un problema che. Sinceramente Gursi, nessuno l'ha chiesto, insomma, i sindaci non hanno chiesto nulla. Noi abbiamo fatto la conferenza di area vasta e quindi nessuno ha sollevato questo problema. Adesso vedremo come possiamo affrontare. Grazie.
Comunque, semmai riguarda solo alcuni aspetti, eventualmente il comune di Ancona. Sì, ma comunque, voglio dire, sono costi marginali rispetto all'operazione, eventualmente possiamo dare anche un ristoro, perché non penso che... Non è questo il costo dell'operazione, per capirci. Per carità, però lei capisce che il riscaldamento del Palaindro, che è grande, io ho fatto il sindaco, stamattina ho fatto il sindaco, non abbiamo strutture, però non è paragonabile al costo dell'operazione. Rispondo allora per quanto riguarda i tamponi. L'organizzazione prevede che il cittadino rimanga nel parcheggio 15 minuti il tempo della lettura del tampone, perché abbiamo messo fino a 4 lettori medici per questa cosa, per ogni area. E quindi se lascia il cellulare lo chiamiamo telefonicamente, dando anche la risposta negativa può andare, oppure rientrare. Abbiamo fatto una postazione di rientro separata da quelle per il primo tampone, in modo tale che possa essere fatto immediatamente. Quindi diamo la certezza, anche se il tampone rapido dà una buona, soprattutto sulla negatività, ma sulla positività va confermata in base a quelle che sono le attuali disposizioni, quindi diamo immediatamente la risposta certa di una positività e quindi lo inseriamo nel piano di monitoraggio, quarantena e tutto il resto. Relativamente ai tempi, l'ottimo sarebbe finire entro gennaio, chiaramente sono tempi molto stretti perché purtroppo tra festività, anche se come vi dicevo il personale lavorerà anche prefestivi e festivi a tempo pieno, certo Natale ci sembrava un po' Capodanno, insomma un po', anche perché non ci sarebbero venuti probabilmente nemmeno i cittadini, e vediamo insomma come ci possiamo organizzare adesso anche in base alla risposta, perché noi abbiamo fatto 3 ipotesi, un 70% di risposta, ma potremmo anche avere un 40% di risposte da parte della popolazione, quindi se più la risposta è bassa più i tempi si accorciano. E non vorremmo che questa organizzazione dell'esecuzione dei test in qualche modo non si intrecciasse anche con la partenza dei vaccini, perché poi diciamo si sommano anche queste cose insieme. Sì, se posso aggiungere una piccola cosa che forse non abbiamo ancora detto, una volta che c'è stata la diagnosi, viene effettuata la diagnosi, poi viene comunicato anche formalmente al cittadino, perché vengono raccolte le mail e i numeri di telefono per poter fornire la risposta proprio come diagnostica, al di là di quello che gli si dice al momento, in modo che rimanga traccia di questo, il referto, quindi rimane traccia del referto. L'altra cosa, noi questi dati li raccoglieremo tutte le sere, l'ASUR li fornirà ai nostri uffici con un sistema che è già attivo, che è quello della quarantena, li scaricheremo e l'indomani mattina, come facciamo con tutti i test che facciamo ad oggi, con tutti i tamponi, il giorno dopo verranno resi noti i numeri dei soggetti che hanno partecipato, quanti positivi e quanti negativi. Diventerà una tabella che probabilmente sarà verde, si pensava, ma che comunque verrà considerata nella totalità dei test, perché noi anche i test di screening dovremo conferirli al Ministero e all'Istituto Superiore di Sanità. Questo lo volevo dire perché forse c'era sfuggito. Siamo in collegamento, Remo Matassoni, MCNet, se si fa vedere, eccolo, e fa la domanda. Non si sente. Senti? Pronto? Sì. Allora, bene che ci sia stata tutta questa collaborazione fra le varie istituzioni e i comuni. Si sente? Bene. Sì. Io sono di Macerata, ieri ho collaudato già il sistema, mi sono prenotato, ho trovato al telefono personale preparato, ho dato le dovute informazioni, addirittura ha prospettato anche un volume di tamponi fattibili contemporaneamente, anche superiore a quello che diceva la dottoressa Storti, quindi vedo che c'è una buona impostazione. E, alcune domande sono già state fatte, volevo sapere se avete, visto che le prenotazioni sono già partite, se avete i primi riscontri di buon accoglimento da parte dei cittadini allo screening, e poi se prevedete nei mesi futuri anche a vaccinazioni cioè in corso di fare un secondo ciclo di screening, magari di verifica durante il percorso. No,
Su questa seconda parte dell'eventuale possibilità di fare un ulteriore screening non è escluso a priori, ma verosimilmente dovremo anche ragionare per la vigilanza immunitaria dopo il vaccino, quindi forse dovremo anche ragionare con test diversi per capire se l'immunizzazione è avvenuta. Quindi non so se insomma valga la pena ripetere un'esperienza del genere. Dobbiamo capire anche in base a come entrerà, come penetrerà nella popolazione l'adesione al vaccino. Dobbiamo tener conto, aggiungo semplicemente un elemento di valutazione, noi dobbiamo tener conto che dobbiamo completare l'operazione sicuramente fine di gennaio, primi giorni di febbraio, insomma, gennaio, primi giorni di febbraio, perché se verranno rispettate le cadenze previste a livello di vaccinazione, è evidente che poi dobbiamo procedere a tutto il restante personale tra i cittadini sostanzialmente, no? Quindi maggiori, le persone che hanno un'età maggiore da 60 anni. E vorrei precisare una cosa, che i tamponi sono arrivati nei tempi previsti, quindi abbiamo tutto il materiale assolutamente disponibile per fare tutto quello che siamo in grado di fare sin da subito. Sono arrivati ieri sera questi tamponi, quindi con la prima fornitura di 300.000 unità, e poi oggi e domani arriverà tutto il resto. Allora, se le domande sono finite, vi auguriamo buon lavoro, buon proseguimento della giornata. Grazie. Sì.